Gli ex LSU e LPU in attesa di stabilizzazione da 22 anni, i vigili del fuoco precari, i lavoratori delle strutture psichiatriche del Regino che rischiano di perdere il lavoro e poi attivisti di associazioni e comitati, nonché le principali sigle sindacali dalla CGIL alla CISL fino alla GUIL. Sono tanti i manifestanti che ieri hanno occupato Piazza Italia di fronte alla prefettura Reggio Calabria per protestare contro il Consiglio dei Ministri. Se l'arrivo del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che si è subito eclissato dentro il palazzo della prefettura, deludendo anche i fan che lo aspettavano, è stato subissato da fischi e da cori, quello del Premier Conte invece è stato più sottile ed accorto. Al primo cenno di contestazione, infatti, il presidente del Consiglio dei Ministri è entrato direttamente nell'area riservata alla protesta e si è intrattenuto a parlare con alcuni manifestanti. Tante storie di una Calabria che langue e muore a causa di una sola malattia, l'assenza di lavoro e l'altrettanto divorante precarietà. Conte ha ascoltato le istanze degli LSU che chiedono la stabilizzazione, mentre ai vigili del fuoco ha detto che avrebbe parlato della stabilizzazione dei precari del settore direttamente al ministro Salvini, che ne ha competenza specifica. Conoscere i problemi del territorio è la prima ragione per poter intervenire. Per questo ho voluto un CDM qui, ha sottolineato il Premier. Presente accanto al sit-in anche un piccolo gruppo di sostenitori del Movimento 5 Stelle. Gli attivisti hanno più volte difeso il governo innescando un secco botta e risposta con gli altri manifestanti. Gli animi si sono scaldati tra le due frange di manifestanti in piazza e sono partiti pesanti cori ed invettive da una parte e dall'altra. I precari hanno contestato ai grillini di avere fatto un governo con Salvini e di farsi prendere in giro dal ministro dell'Interno, a fare da pompiere ancora una volta Conte, che ricevuto dentro il palazzo della prefettura CGIL, CISL e GUIL, che gli hanno consegnato un dossier sul precariato. Col Premier poi ha parlato anche un gruppo di ambientalisti che hanno consegnato al ministro Costa un dossier sulla situazione di Rende Montalto in provincia di Cosenza. Conte in versione pompiere ha poi spiegato ai manifestanti: oggi non siamo qui per una passerella e non siamo qui neppure per risolvere tutti i problemi. Sarebbe impossibile, sarebbe solo una presa in giro. Siamo qui invece per conoscere i problemi del territorio, che è la prima cosa per poter intervenire. La ragione per cui, ha concluso Conte, ho voluto un consiglio proprio qui.